siano lodati Gesù e Maria. Sempre, fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando oggi, l'ottava di Natale, della settimana dell'ottava di Natale, la festa della Santa Famiglia di Nazareth. Subito dopo il tempo di Natale la Chiesa invita tutti i suoi figli a porgere lo sguardo sul mistero della Santa Famiglia per rendersi conto che il Figlio di Dio, venendo ed abitando in una famiglia umana, ha voluto santificare la vita familiare, santificare la famiglia e santificare i rapporti familiari, fino al punto che, come tutti sappiamo, Gesù poi ha elevato il matrimonio alla dignità di sacramento, quindi la vita cristiana, la fede cristiana, a questa bella istituzione di per sé umana, perché il matrimonio esisteva anche prima che venisse nostro Signore sulla terra, ha aggiunto questo straordinario appunto valore aggiunto, che è appunto il carattere sacramentale. Già dicevo ieri sera che riflettere sulla famiglia significa riflettere sull'importanza di questa cellula fondamentale dell'umana società, che è un luogo privilegiato della presenza di Dio semplicemente per due motivi: perché la famiglia è il luogo dell'amore ed è il luogo della vita. Ieri sera abbiamo cercato di approfondire proprio questa prima parte, la famiglia come il luogo dell'amore, amore vero, amore sponsale, amore filiale, amore fraterno tra i figli e i membri della famiglia, e anche nella messa precedente, quindi l'importanza di costruire, di tessere rapporti di amore familiare autentico, ecco, quindi con i coniugi che si amano, i genitori che amano i figli che amano, il rispetto dei genitori e i figli che si amano tra di loro, buoni rapporti fraterni. L'importanza che questo ha non soltanto per la famiglia, ma anche per la vita della Chiesa. Invitavo e invito voi a leggere la splendida lettera che Monsignor Crociato ha scritto alle famiglie della diocesi sulla famiglia e alle famiglie, perché una famiglia che funziona diventa lievito, perché la parrocchia diventi ambiente familiare, quindi luogo dove circola l'amore, e a sua volta poi la società civile, contagiata, ecco, da questo stile, diventi a sua volta luogo vivibile di sane e sante relazioni. Ora, io nella preghiera però che ho recitato all'inizio, la liturgia ci invita a porgere l'attenzione sull'altro aspetto del mistero famiglia, che è la vita. Sentite quanto è bella la preghiera che io ho recitato e che leggiamo adesso insieme, prima di ovviamente passare a questo punto e commentarlo un po'. Io ho detto a nome di tutti: o Dio nostro creatore e padre, attenzione al termine creatore, no? Tu hai voluto che il tuo figlio, generato prima dell'aurora del mondo, divenisse membro dell'umana famiglia. Sapete che Gesù è eternamente nato dal Padre secondo la divinità, ma temporalmente nato da Maria, che è vera madre di Dio, vedremo nella festa di dopodomani, secondo l'umanità. A Dio per padre in quanto Dio, a Maria per madre in quanto uomo. O Dio nostro creatore, ravviva in noi, sentite bene, la venerazione, parola grossa, per il dono e il mistero della vita. Attenzione ai termini, dono e mistero della vita. Perché i genitori si sentano partecipi della fecondità del tuo amore e i figli crescano in sapienza, età e grazia, rendendo lode al tuo santo nome. Attenzione al termine: la venerazione per il dono e per il mistero della vita. Ecco, adesso qui anzitutto chi vive nel matrimonio deve sentirsi interpellato da queste bellissime parole, cioè una parte dell'altissima vocazione degli sposi, che è una cosa unica, è che loro possono vivere, perché ne sono testimoni diretti, la partecipazione all'attività creatrice di Dio. La Chiesa, quando parla della vita, parla di procreazione. Perché usa questo termine? Perché quando nasce un bambino, quando viene concepito un bambino, voi sapete che un bambino è in parte opera della coppia, che adesso vedremo, si apre alla vita e accoglie la vita,
ma in quel bambino si vede un'attività creatrice di nostro Signore. Il bambino c'ha l'anima, l'anima non gliela danno i genitori, eh? Quindi c'è una cooperazione tra un'attività tipica di Dio, che è ricreare, e un onore dato agli uomini di essere i suoi collaboratori per offrire al Signore la materia, diciamo così, in cui infondere l'anima. Ora, una domanda alle nostre coscienze: ci sembra, guardandoci un po' in giro, che nei confronti della vita oggi ci sia tutta questa venerazione? Io non voglio fare retorica, no? Pensiamo semplicemente anche alle leggi che ci sono vigenti in giro e operanti, no? Non mi sembra che ci sia tutta questa venerazione per il dono della vita. E le famiglie sono sufficientemente formate su questo punto? Allora, voi sapete, sacramento del matrimonio, rito del sacramento del matrimonio, c'è una domanda che viene fatta agli sposi, anche qui, guarda, quando la Chiesa fa una preghiera liturgica come quella che vi ho letto, oppure scrive una formula di un sacramento, queste cose non sono fatte così. Ogni parola pesa una tonnellata e bisogna capirla bene, perché usare quella parola significa voler dire questa cosa e non volerne dire altre. Quando si parla di figli nel sacramento del matrimonio c'è questa domanda, e ve la cito a memoria perché la faccio credere e me la ricordo. Ecco, agli sposi io chiedo quando celebro il matrimonio: siete disposti ad accogliere, attenzione al verbo, responsabilmente con amore, attenzione a tutte queste parole, attenzione, i figli che Dio vorrà donarvi, e educarli secondo la legge di Dio e della Chiesa? Gli sposi rispondono sì, non voglio, perché se mi rispondono no, non voglio, è finito il sacramento. Quindi voi sapete che l'accoglienza, cioè la volontà di accettare da Dio il compito di essere suoi collaboratori nella trasmissione del dono della vita, è un requisito di validità del matrimonio. Lo sapete questo qui, no? Per cui se uno dei due sposi, quando si va a sposare, non intende mettere al mondo dei figli, cioè completamente precluso, io mi sposo ma io figli non li voglio, questo vede che il matrimonio è nullo, perché il sacramento non sorge senza questa disposizione interiore. Questo per la nostra formazione. Ora, che significa accogliere? Capite? Accogliere è cosa diversa dal fare, capito? Perché una cosa accolta è una cosa ricevuta, non è che io lo faccio. Non ti viene detto, sei disposto a fare figli che Dio vorrebbe donare? No, ad accoglierli. Accoglierli è anche cosa diversa da pretendere, perché se la vita non viene, che vogliamo fare? Capite? Accogliere è anche cosa diversa dal rifiutare, capite? E viene usato il termine dono. Dono è anche qui un concetto diverso da diritto. Secondo voi la coppia ha il diritto di avere un figlio o no? Può campare presso Dio una pretesa o no? E davanti a Dio c'è il diritto di decido io se fare i figli, quanti figli fare, capite? Se è un dono, capite? Il dono, qual è la risposta al dono? È l'accoglienza. Se me lo fai, grazie, l'accoglierò con amore. Se non me lo fai, grazie lo stesso. Allora, voi sapete che se leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, oggi ci sono due opposte risposte sbagliate nei confronti del dono della vita, che sono: primo, considerare la vita come una minaccia da cui difendersi, e questo purtroppo è un problema, che dà luogo all'atteggiamento moralmente disordinato, secondo il Catechismo di Santa Romana Chiesa, che è la contraccezione. Io mi chiudo alla vita completamente, io i figli non li voglio, e questo è un problema davanti al Signore, è chiudersi alla volontà di Dio. Ma c'è anche, capite, l'atteggiamento opposto, le coppie che non riescono ad avere figli. Se io il figlio lo voglio per forza, cosa faccio? Forzo la natura. E oggi si può fare a livello scientifico, no? Conosciamo, no? La fecondazione assistita è stato oggetto di dibattito legislativo, anche questa in Italia è diventata lecita. Quindi io il figlio lo voglio per forza e ricorro a dei mezzi anche che vanno oltre
il disegno di Dio per averlo per forza. Ma nel disegno di Dio queste due realtà vanno sempre congiunte. Non ci può essere l'amore senza la vita e non ci può essere la vita senza l'amore. Capite che l'amore senza la vita cos'è? È la contraccezione. E la vita che nasce al di fuori del rapporto d'amore tra papà e mamma, che cos'è? È produrla artificialmente in laboratorio. Ma capite che questi atteggiamenti hanno una carenza di fondo. Qual è? E chiudiamo da dove siamo partiti. La preghiera l'ho fatto. Non c'è la venerazione per il dono della vita. Ma capite? La famiglia è una cosa così importante, perché quando noi parliamo di Dio, parliamo fondamentalmente di due cose. Chi è Dio? San Giovanni ci dice che Dio è amore e Dio è vita. Queste due realtà sono tutte e due custodite dentro il consorzio familiare. È per questo che Gesù ci ha voluto anche fare un sacramento ad hoc, capite? Quindi noi dobbiamo promuovere oggi sia una cultura di rinnovato amore, amore visibile, percepibile nelle nostre relazioni, ma sia anche una cultura bella nella vita. Adesso non dico di più, voi sapete che Santa Giovanna Beretta Molla, santa canonizzata, che è morta alla quarta gravidanza in 6 anni di matrimonio, perché aveva una malattia grave e doveva scegliere o solo la malattia o nasce la bambina. Io la bambina la chiamai a San Michele Arcangelo, la bambina nata in questo modo, che è Emanuela, Gianna Emanuela, a fare la testimonianza. Quella è via perché la madre ha accettato di sacrificare la vita. Ma Santa Giovanna Beretta Molla, quando rimaneva in stato interessante, sapete che faceva? Andava dal parroco, faceva suonare le campane a festa, dopodiché faceva una festa chiamando tutte le amiche, perché finalmente il Signore aveva trovato un'altra vita. Era contentissimo. Capite? Adesso non dico tanto zero, però capite, tra questo e tanti atteggiamenti che si vedono oggi c'è un pochino di differenza. Allora capite che dietro la corretta comprensione e vita fattiva di questi lavori, di questi valori, scusate, c'è o non c'è una profonda vita di fede e una profonda conoscenza di Dio per quello che è realmente. Dio è l'amore e la vita, che ci ha dato l'onore di poterlo vivere nella famiglia, è appunto un onore bellissimo, d'accordo? È un dono da accogliere, non un diritto da esigere, è una possibilità a cui aprirsi con gioia. Perché dove c'è la vita c'è Dio, capito? E quindi anche se la vita comporta qualche piccolo sacrificio, perché certamente accogliere, crescere, educare anzitutto alla fede un figlio comporta sacrifici, però la cosa più bella che possa esistere al mondo. Ecco, noi penso che come cristiani è in una società che purtroppo, non voglio parlare d'odio, ma spesso produce una cultura di morte, dobbiamo dire qualcosa, ma più che altro far vedere qualcosa, perché più delle parole contano i fatti, più dei maestri, ha detto San Paolo VI, contano i testimoni. E se questo lo faremo vedere piano piano, la cultura della vita tornerà a riprendere il doveroso e giusto primato sulla cultura della morte. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.